Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio, ben ritrovati nel canale e ben ritrovati con questo solito appuntamento post GP. Oggi abbiamo visto il Gran Premio d'Olanda, dove Super Max, come avrete letto dal titolo, è andato a vincere un'altra gara incredibile. Allora ragazzi, come sempre, prima di iniziare però, io vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Allora, io direi che proprio per fare un intro, poi apriamo e chiudiamo subito la parentesi per quanto riguarda il box Ferrari. Box Ferrari che ancora una volta ha fatto delle cose incredibili, assurde, cominciando dalla gomma perduta di Carlos Sainz, finendo con l'unsafe release, veramente qualcosa di inconcepibile. Io francamente non so più che cosa dire. Volevo raccontarvi che comunque oggi sono andato tutto un po' di corsa, la gara l'ho vista in ritardo, l'ho registrata, di conseguenza non ho potuto vedere le interviste post gara e quindi se è successo qualcos'altro purtroppo durante la registrazione di questo video io ancora non lo so. Comunque, per quello che ho visto, il signor Sbinotto continua a non lasciare interviste a Sky Sport Italia, qualcosa che francamente io reputo veramente assurdo, peraltro per una volta che gli hanno contestato qualcosa, dato che sono sempre stati accondiscendenti praticamente per tutto l'anno. Per una volta che gli è stato contestato qualcosa, il bimbo Sbinotto non parla più ai microfoni. Davvero non so come commentare questa cosa. Comunque, detto questo, dicevo, chiudiamo la parentesi Ferrari perché comunque non credo ci sia altro da aggiungere. Possiamo dire della sfortuna di Charles solita, quindi ancora una volta entra in box, pochi secondi dopo arriva la Virtual Safety Car. Possiamo dire che Tsunoda ha fatto qualcosa di assurdo, è uscito, è rientrato, poi si è slacciato le cinture. L'Alfa Tauri è la sorellina di Red Bull. Se qualcuno può pensare che l'ha fatto apposta a far uscire quella Virtual, secondo me ha le ragioni per farlo. Adesso io non starò qui a giudicare. Comunque la manovra non è stata pulita. Certo è che poi con la safety car di Valtteri Bottas, però le cose sono cambiate veramente tanto. Abbiamo visto finalmente un errore di Mercedes. Peraltro vorrei aggiungere che comunque Mercedes ha dimostrato che i doppi pit stop si possono fare. Forse dovrebbero dirlo a Sbinotto che i doppi pit stop si fanno. Però questa volta hanno sbagliato anche loro, perché sì, effettivamente Lewis meritava le gomme rosse, avrebbe fatto una gara sicuramente migliore, però per una volta ci è andata bene a noi, ci siamo presi il terzo posto con Charles, quindi questo prendiamo. Comunque, detto questo, nonostante la safety car, Max ha dimostrato di essere il numero uno assoluto. Si è ripreso la posizione immediatamente, si è messo subito davanti e non ce n'è stata più per nessuno. Quindi, io devo dire che Max non gli si può dire veramente nulla. È il numero uno al momento, merita di essere primo, merita di vincere questo mondiale. Comunque, anche la Red Bull ha fatto una grande macchina, quindi su questo non possiamo dire nulla. Per quanto riguarda il proseguo della stagione, abbiamo visto e ormai abbiamo la conferma assoluta che la Mercedes è tornata, che la Mercedes può tornare a dar fastidio molto alla Ferrari, lo abbiamo notato e l'abbiamo ben visto, quindi non sarà facile secondo me mantenere anche il secondo posto per quanto riguarda la classifica costruttori. E ragazzi, non ci resta che aspettare Monza, fra una settimana ci vedremo finalmente con il Gran Premio d'Italia e spero che la Ferrari possa far bene, anche se le velocità folli che ha la Red Bull sul rettilineo la vedo veramente durissima. Comunque ragazzi, come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciatemi un bel commentino qui sotto, io vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati. Qui da Visi è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!